Diamo il via a questa seconda giornata di selezioni di Percotto Canta 2018, 31esima edizione, e quest'oggi saranno 35 concorrenti che saliranno sul palco pronti ad esibirsi distinti nelle categorie cantautori senior e junior davanti alla nostra giuria, davanti ad Andrea Mirò e a Gio Di Tonno. Seconda partecipazione a Percotto Canta per Andrea Mirò in qualità di giuria. Andrea, si è rivelata una conferma quindi Percotto Canta per te? Sì, il secondo anno ci tenevo a esserci perché l'anno scorso è stata una bellissima esperienza. Credo che il Percotto Canta sia uno dei... Non li conosco tutti i contest italiani, però sicuramente uno dei più belli dal punto di vista organizzativo. È uno dei più seri in assoluto, c'è moltissima chiarezza, gli organizzatori sono un team di grandissime anime, sono tutte persone che mi hanno colpito l'anno scorso per la loro, il loro coinvolgimento, che non è soltanto una questione tecnica, ma sono tutti amanti della musica, sono tutti presi da questo evento. Quest'anno non ne faccio nessun altro, ho scelto di fare solo questo, ma è per i motivi che dicevo, e quindi mi sembrava giusto dare la mia disponibilità soltanto a questo evento. Vale la pena provarsi davanti a una giuria, esporsi con un microfono, cioè l'ufficialità della situazione rende il momento per mettersi in gioco importante, è un'esperienza formativa, questo è sicuro. È sempre comunque un modo per capire se la tua strada è quella, se la tua strada è la direzione, se la tua direzione è giusta. Tieni presente che noi comunque vicino alle votazioni, alle scelte, e comunque per ognuno scriviamo sempre due righe, che possono essere anche di critica, però sempre costruttiva. Questo significa avere delle informazioni in più su se stessi per poter lavorare su se stessi. Qual è il panorama musicale in questo momento per un ragazzo che si vuole buttare, che vuole fare della musica la propria professione? È un panorama molto difficile, perché e anche per questo i contest sono secondo me importanti, più che quelli televisivi, che sono poi lì veramente lì si mette in gioco tutt'altro, mentre qui non c'è alla fine televisione, non è in funzione di uno spettacolo di fare audience, quindi puoi decisamente metterti in gioco totalmente sulla musica. Il problema è che il panorama è faticoso, è il panorama musicale in questo momento, sia discograficamente, perché c'è moltissimo materiale che esce, i canali sono tanti, però sono anche molto dispersivi. Tentare non nuoce, come si dice, quindi può anche venire fuori, puoi scoprire di te delle sfumature attraverso per esempio contest di questo tipo che non pensavi di avere. Fresca di esibizione anche Rebecca, hai appena cantato, com'è andata Rebecca? Bene, bene. Che cosa pensi di aver cantato davanti a giudici importanti nel panorama italiano come Andrea Mirò e Gio Di Tonno, li conoscevi? Sì, Gio Di Tonno l'avevo già visto nei musical di Gobbo di Notre Dame e del Promessi Sposi. È stato emozionante, che emozioni hai provato sul palco? Sì, avevo molta ansia, però è stato anche bellissimo. Però canti da un po' di tempo, per te non è nuovo comunque esibirti davanti a un pubblico e davanti a una giuria? Sì, esatto, canto da quando avevo 6 anni e ho iniziato a fare dei concorsi di paese, così. E come mai Percotto Canta? Perché avevo iniziato a studiare con un maestro e poi lì mi ha inconsigliato che, visto che comunque avevo bisogno di più presenza palcoscenica, e quindi mi ha consigliato questo spettacolo, questo concorso. Un sogno nel cassetto, nel futuro come chi vorresti diventare? Qual è la cantante o il cantante a cui ti ispiri? Mi piacerebbe diventare come Giorgia.
Oh, finalmente mi hanno raggiunto qui quattro ragazzi, quattro bei ragazzi, gruppo, categoria cantautori. Mi raccontate un po' qualcosa di voi, un po' della vostra storia? Allora, noi siamo tutti di qua, a parte lui, ovviamente. E abbiamo iniziato a cantare nel 2011 insieme e abbiamo deciso di partecipare a questo concorso provando a portare un pezzo inedito che abbiamo preparato nelle ultime due settimane. La nostra storia, diciamo che noi facciamo rap italiano, tra virgolette, perché ci siamo posti l'obiettivo di diventare gli Elio e le Storie Tese del rap, almeno qui in regione. Diciamo che con lui ci stiamo riuscendo abbastanza bene, no? Sì, diciamo che siete andati un pochino fuori regione con lui. Sì, leggermente, è proprio per mantenere queste collaborazioni al di là della regione, no? Appunto. Ma mi dicevi prima perché l'avete portato, possiamo dirlo? Sì, perché allora così uno si concentra su di lui. Noi anche se sbagliamo qualcosina, una parola o qualcuno magari stona, non ci si accorge. Se ne accorge. Esatto. Ottima strategia, direi vincente. Di cosa parla il vostro brano? Entriamo un po' nello specifico. Allora, il nostro brano parla... tutti vogliono le vite facili, belle, fatte di immagini, vacanze. Noi no, a noi ci piacciono le vite fatte in sala d'aspetto, in coda imposta, in banca, no? Oppure attendendo sempre qualcosa, perché d'altronde... Siete un po' anomali, ecco, sotto questo punto di vista. Esattamente. Io direi, mi permetto di dirlo, è andata bene, perché ho visto i giurati parecchio soddisfatti. Li vedevo canticchiare, li vedevo muoversi. Ma secondo me perché vedevano lui che si muoveva e quindi erano appunto ipnotizzati, come avevamo detto prima. Quindi no. È riuscito nell'obiettivo di distrarre la giuria? Secondo me sì. Però ha fatto anche del suo, io l'ho visto anche cantare. Sì, ha fatto qualcosina, diciamo che era in playback in realtà. Cantavo io. Comunque abbiamo di base vinto la sezione gruppi, perché non ne abbiamo visti altri, quindi essendo gli unici partecipanti, poi no? Allora, puntiamo però al primo posto a Percotto Canta il 14 luglio, mi raccomando, ci vediamo. 14 luglio Percotto Canta, in bocca al lupo. Non foste per vivere come brutti, ma per stare in coda con altri sconosciuti. Ci piacciono vite facili, facili e semplici. Mettiamo le radici in coda se ti scalda gli animi. Non è il posto giusto, ma te lo chiedo uguale. Entrato da singolo e manello all'anulare. Direttore, non mi faccio da testimone. È venuta a trovarci anche Alessia Zambon, assessore alla cultura del comune di Cervignano, quest'oggi in veste istituzionale, però ci hai confessato che avresti voluto cantare. Avrei voluto cantare, sì, ma devo confessare che non ho nessun talento. Ma non importa, comunque il talento è un qualcosa che viene innato, spontaneo anche sul palco. Magari, che dici, se sali sul palco qua di Percotto Canta può anche essere che ti riscopri cantante. Potrei sperimentare, ma tanto nella vita ho provato che quel che conta è convinzione, volontà, inclinazioni e passioni. Io lo dico sempre ai ragazzi che incontro, che certo il talento cristallino è una dote, un dono preziosissimo, ma quel che conta sopra ogni cosa è la passione. E la passione salva dai momenti bui, dalle frustrazioni, dalle debolezze inevitabili. Allora, senti, proprio perché sei assessore alla cultura, alle politiche giovanili, ti chiedo quanto è importante una manifestazione come Percotto Canta, dal tuo punto di vista, per quella che è la crescita di questi ragazzi che partecipano? È straordinariamente importante, per questo che noi siamo felici di ospitare questa rassegna in questa meravigliosa struttura, in questa casa della musica. Questo luogo nasce per questo, nasce per favorire e nutrire le inclinazioni, i progetti, le idee dei giovani. Noi ci crediamo fortemente. È arrivata anche Elena per la categoria senior per scambiare quattro chiacchiere qua con noi. Innanzitutto ti chiedo come stai, perché ti ho vista un po' emozionata. Sì, sono molto emozionata infatti. Non è il primo concorso a cui partecipi però? No, non è il primo. E quindi come ti sei avvicinata al mondo della musica? Beh, inizialmente cantavo in una band rock quando ero piccola, alle medie. Poi ho voluto avvicinarmi allo studio del canto e poi il pianoforte. E poi in prima superiore ho deciso di fare il liceo musicale a Portogruaro. C'è stata una bella evoluzione, hai piano piano trovato la tua strada. Pensi che sia questa? Hai deciso? Ti fermi o farei ancora qualcos'altro? Adesso sto studiando anche violoncello, quindi non so ancora sinceramente. Quindi devi ancora un po' decidere qual è la strada che fa per te. Però quest'oggi una prima tappa della tua strada l'hai trovata, ovvero quella di partecipare a Percotto Canta. E come mai la decisione di venire proprio qua? Me l'ha consigliato la mia insegnante di canto, che di solito non mi dice di fare molti concorsi, però mi consiglia sempre
qualcosa di abbastanza importante come questo, quindi mi ha consigliato questo concorso e un altro, li ho fatti entrambi. Ti chiedo un po' quello che è il tuo genere musicale, così impariamo a conoscerti, a che cantanti ti ispiri e ovviamente che pezzo porti quest'oggi. Solitamente ascolto rock, però adesso mi sto spostando un po' più sull'italiana. Infatti oggi porterò un brano di Mia Martini intitolato Donna e l'altro pezzo è di Katie Tunstall e si chiama Black Horse and a Cherry Tree. Eccola qua Rebecca che ha appena cantato, è scesa per raccontarci un po' com'è andata la sua esibizione. Rebecca, quali sono i primi commenti? È stato bello, sono un po' malata però cioè, non importa. Non è che non sei l'unica, sono arrivati un sacco di concorrenti con l'influenza. Pensate, ogni volta che c'è un'esibizione arriva l'influenza, ma non è possibile questa cosa. Destino. Destino, però hai cantato bene lo stesso, nonostante l'influenza, è vero? Sì, dai. Io ti ho ascoltata, mi è sembrato che comunque l'influenza non abbia influito assolutamente. No, è andata abbastanza bene, sì. Che cosa hai cantato? Allora, ho cantato Forte nell'anima, che è una canzone, cioè sarebbe Titanium in italiano, in versione di Jessie J e Jennifer Hudson, e, scritta da un nostro amico compositore, che ha scritto anche delle canzoni per lo Zecchino d'Oro, e l'altra è Parte del tuo mondo della Sirenetta. Qual è l'obiettivo per questo Percotto Canta 2018? Andare in finale. Ed è fresca di esibizione anche Elisa, che è appena scesa qua per raccontarci un po' le sue impressioni, com'è andata sul palco? Ah, direi un sacco di emozione questo giro, non lo so perché è la terza o la quarta volta che partecipo a Percotto Canta, e questo infatti mi senti che è ancora balbetto, questa volta ho le mani ancora tremolanti, sarà che ci tengo tanto perché questo brano per me insomma è molto importante. Diciamo che se posso farti un riassunto, parla delle cose che non si dicono e delle cose che non si fanno, nel senso che nella vita noi rimandiamo sempre a domani nel dire e nel fare, e invece bisognerebbe dire e fare oggi, perché come dice qualcuno, del domani non v'è certezza. Una cosa è certa, quest'oggi tu sei qua per Coto Canta alle selezioni con che obiettivo? La finale, ovviamente, perché altrimenti non si partecipa se non si punta al massimo. Ma nessuno mi chiede se ho qualcosa da dire, perché è più facile con l'acqua al vento.